Siete pronti a scoprire con noi un grattacielo sofisticato e amico dell'ambiente? Il nostro viaggio in giro per il mondo ci porta oggi sulla Pearl River Tower, una torre che si affaccia sull'omonimo fiume in Cina e che è il primo edificio ecosostenibile ad aver visto la luce. Finito di costruire nel 2011, produce per lo più la stessa energia che consuma. Designer e progettisti si sono impegnati molto per la realizzazione di questa torre di 71 piani, alta oltre 300 metri, che coniugasse un'architettura dalle linee avveniristiche e abbastanza insolite, particolarmente ispirate dal e al luogo in cui sorge, e una totale biocompatibilità. L'ambizione di autoalimentarsi al 100% è stata tuttavia un obiettivo non del tutto raggiunto a causa di problemi burocratici statali, ma nonostante questo, vediamo adesso che cosa contraddistingue il notevole carattere green del grattacielo, oltre all'indiscussa bellezza esteriore. Turbine eoliche che canalizzano e governano il vento al loro interno, evitando oscillazioni della struttura, pannelli solari disseminati un po' ovunque, su cupola e superfici, la più ampia parete mai vista a doppia vetratura che ottimizza la luce solare e ne riduce il calore, e ancora un sistema di 29 ascensori che produce energia per autoalimentarsi. Ecco gli elementi clou dell'edificio pilota che ha spianato la strada a un nuovo modo di costruire a impatto zero, in armonia con l'ambiente.